Cari tutti, buongiorno. Quante volte vi è capitato di percorrere la via Cassia all'altezza della Storta e incontrare questo strano edificio, una chiesetta rosa, e affacciata su una piazzetta, insomma, siamo al bivio che porta poi alla stazione della Storta, quindi un luogo molto frequentato, stazione che qualche anno fa si chiamava ancora la Storta Formello, perché era, diciamo, il punto di riferimento ferroviario anche per arrivare a Formello. Comunque qui siamo lungo la via Cassia e storicamente, diciamo, è il percorso della via Francigena, che sappiamo poi recentemente essere stato deviato nel Medioevo, ma insomma tradizionalmente si giungeva da nord per arrivare alla tomba di San Pietro per pregare. Tutti i pellegrini d'Europa più o meno hanno percorso questa strada e si sono fermati qui. Perché oggi siamo qui? Perché è novembre. Novembre cosa evoca? A parte che si vede che è novembre, insomma, ha cominciato a fare freddo, piove da 2 settimane con una certa costanza. Però novembre e questa chiesetta qui alla Storta ci ricordano un fatto avvenuto nell'anno 1537. Nel 1537 qui avvenne una cosa molto particolare che ha segnato poi la storia anche della religione cristiana, perché no? Un personaggio, Ignazio, lui in realtà si chiamava Iñigo, era uno spagnolo di origine basca e il suo nome era Iñigo. Era un personaggio particolare, insomma, era un nobile che passò la sua prima parte della sua vita, insomma, fu incaricato come paggio, andò in guerra, ebbe un grave problema in guerra, una palla di cannone gli sfracellò, così proprio dicono le fonti, gli sfracellò una gamba e lui dovette stare molto tempo fermo a cercare di recuperare da questo brutto incidente di guerra, brutta ferita di guerra, soppicherà poi per tutta la vita. Insomma, questo Iñigo comincia a girare il mondo cristiano dopo essersi ristabilito e arriva fino in Terra Santa, dove voleva stabilirsi in Palestina. Non gli danno il permesso di farlo, ritorna in Europa, comincia a studiare, arriva a Parigi e qui insieme a dei diventa sacerdote e insieme a dei compagni fonda la Compagnia del Gesù, cioè l'Ordine dei Gesuiti. Erano ancora in pochissimi, era il 1534. Decidono di girare un po' il mondo per cercare di portare il loro messaggio, che era quello di essere fedeli all'insegnamento di Gesù, di Cristo, ma soprattutto era un messaggio, come posso dire, didattico, di insegnamento proprio. E nei vari viaggi che fanno, nel 1537 decidono di andare a Roma. Partono da Venezia, mi pare, decidono di andare a Roma. E lungo la strada, quella che nelle cronache definiscono la strada da Siena, insomma, quindi la via Cassia, sappiamo che dal 1300 la via Cassia anche nel nostro tratto era di nuovo percorribile per i pellegrini della Francigena dopo la lunga parentesi medievale della variante veglientana, e quindi decidono lungo la via Cassia di fermarsi qui. D'altronde la Storta è tradizionalmente un luogo di sosta. Prima c'era l'Amanzio in età romana lungo la via Cassia, l'Amanzio di Ad Nonas, quindi al nono miglio da Ponte Milvio, quindi da Roma. E poi questa stazione di posta in qualche maniera si contrae, questa stazione di posta romana si contrae intorno a un piccolo cimitero, poi piano piano arretra lungo la via Cassia verso nord e si forma il borgo di San Giovanni a Nono,
quindi si forma il borgo che è, diciamo, la protola storta, diciamo, in qualche maniera. All'epoca di Ignazio da Loyola c'era poca roba qui, c'era una cappelletta, c'era una stalla, dei ricoveri, c'era comunque un punto di sosta, e la cappelletta serviva appunto ai fedeli, ai pellegrini, per sostare e pregare. E qui Ignazio, ovviamente, arrivando claudicante, molto importante questa cosa, lui aveva ancora un grave problema alla gamba, arrivando claudicante da molto lontano, decide di fermarsi in preghiera. Si ferma in preghiera e avviene una visione, una visione molto particolare. Lui nel suo misticismo era già, diciamo, noto per essere un mistico, aveva delle visioni. In questa occasione ha una visione particolare. Gli appaiono Dio e Cristo con la croce, e Dio gli dice: vedi, lo vedi? Lui ti servirà bene. E Cristo indica Ignazio e gli dice: sì, è vero, vieni con me. Allora Ignazio stava tornando verso la Terra Santa, lui, la Compagnia del Gesù, secondo lui, doveva stabilirsi in Terra Santa e lì predicare il cristianesimo e lì affermare, diciamo, la sua volontà. Dopo questa visione capisce che non era quello l'obiettivo della sua chiamata. La sua chiamata era quella di stare vicino a Gesù, al vicario di Cristo, e quindi va a Roma. Si ferma a Roma, incontra Paolo III, e poi Paolo III Farnese, che per inciso aveva dei vigneti a Formello, sappiamo dalla tradizione, Paolo III Farnese poi certificherà nel 1540 la Compagnia del Gesù, e quindi verrà istituito formalmente e riconosciuto l'Ordine dei Gesuiti. Quindi Sant'Ignazio da Loyola, lui si chiamava Ignigo, come dicevo, poi prenderà il nome di Ignazio. Secondo lui in latino Ignigo e Ignazio erano la stessa cosa, lo spagnolo Ignigo e il latino Ignazio. In realtà non è proprio così, però insomma lui prenderà poi questo nome. E qui nel 1537, nel mese di novembre, ebbe questa visione. Quindi nasce qui in qualche maniera, anche se era nata altrove nel 34, tre anni prima, e verrà ratificata poi a Roma nel 40, ma qui avviene il momento storico, diciamo, in cui Ignazio da Loyola capisce qual è veramente la sua missione attraverso questa visione. E infatti questa cappella, questa chiesetta, oggi si chiama Cappella della Visione. Questa chiesetta ovviamente era diversa prima, ha subito vari rifacimenti, non ultimi per colpa dei bombardamenti che ci sono stati nel 44, che l'hanno praticamente distrutta, è stata ricostruita, quindi non troverete elementi storici antichi, però troverete un grande significato. Oggi i gesuiti, insomma, durante il corso della storia hanno avuto un po' di problemi, sono stati destituiti nel 1773, reistituiti nel 1817, insomma, hanno avuto qualche guaio. Oggi i gesuiti sono molto importanti, esprimono un pontefice, perché Papa Francesco è il primo papa gesuita della storia, quindi insomma oggi sono molto, molto in auge, insomma. Ma al di là di tutta questa storia, che secondo me è sempre, sapete, fonte di ispirazione, e potrebbe essere fonte di ispirazione anche per le vostre riflessioni e la vostra passione per il territorio, è interessante questo, ma mi ha fatto molto ragionare che a novembre una persona con un grave problema a una gamba, nel 1537, qui fondò la Compagnia del Gesù in qualche maniera. Beh, a novembre c'è una persona con un grave problema alla gamba, anzi addirittura ha un handicap forte, gli è stata amputata la gamba, ed è Andrea De Vicenzi. Quando era ragazzo, a 17 anni, ha avuto un incidente stradale e quindi ha perso proprio la gamba. Ma lui ha una forza incredibile. Ha una forza incredibile e sta percorrendo per tappe, ovviamente per brevi periodi, ma la sta facendo tutta da Aosta fino a Roma, la Via Francigena. Bene, sarà nel nostro territorio tra due fine settimana, quindi il giorno del venerdì 29 novembre
arriverà nel lago Veientano, perché entrerà dalla mola di Montegelato e arriverà a Campagnano. Poi il giorno 30 attraverserà, diciamo, tutta la Valle del Sorbo, arrivando a Formello, fermandosi qualche minuto a Formello, e poi continuerà verso Isola Farnese lungo la via Francigena, attraversando la città di Veio. E poi il giorno 1 dicembre dalla Storta, proprio da qui, partirà per arrivare poi fino a Roma, a San Pietro. Quindi un significato molto importante. Ieri sera, presso la sede del Parco di Veio, ho partecipato insieme a tantissime altre realtà del territorio. Uscirà poi un comunicato, quindi non faccio torto a nessuno, non ne racconto nessuno, ma c'erano veramente le realtà più importanti che si occupano di territorio, di via Francigena, di cammino, di accoglienza turistica, di valorizzazione, insomma, del nostro territorio veientano. Ed è stato un piacere, insomma, partecipare. Eravamo tantissimi, è un tavolo colossale, ma insomma abbiamo tirato fuori veramente tante belle idee, tanta bella partecipazione, proprio per accogliere al meglio questo cammino, che è un cammino speciale. Non ce ne devono volere tutti i pellegrini che camminano, tutti fanno il loro viaggio, tutti fanno il loro percorso, molti lo fanno in maniera intimistica, molti raccontano qualcosa. Ecco, Andrea, io non lo conosco personalmente, ma insomma l'ho seguito, ieri ci è stato raccontato in maniera molto, molto forte. Andrea vuole lanciare un messaggio: potete fare tutto, tutto è possibile. Lui si fa 1000 chilometri con una gamba e due stampelle, con tutte quelle che possono essere difficoltà, con tutto quello che può essere gli incidenti che si trovano lungo il percorso. E mi dicono che è anche difficile stargli dietro, perché è un atleta paralimpico, nel frattempo è diventato un atleta e quindi ha un fisico pazzesco, una forza incredibile. Ma soprattutto il messaggio che vuole dare: sta incontrando lungo il suo cammino tante scolaresche e vuole raccontare ai ragazzi che è possibile fare tutto, e lui ne vuole essere la testimonianza. Allora, questo mi sembra molto bello, gli daremo una mano, un supporto lungo la strada. E però anche, insomma, il racconto storico, le coincidenze in qualche maniera, no? Che ritornano, di Ignazio Claudicante in cammino per tutta l'Europa, e poi l'affermazione della Compagnia del Gesù, che era, diciamo, fondata e tuttora è fondata sull'insegnamento, in qualche maniera, sulla grande preparazione e la grande costanza nei confronti dell'insegnamento, soprattutto per i più giovani. Mi sembravano una bella storia da raccontare, e soprattutto per chi abita il territorio, che insomma potrebbe anche non essere così attento al passaggio di Andrea De Vicenzi, perché magari distratto da giustamente le proprie vicende di tutti i giorni, quotidiane. Però insomma, tante volte ricordare che nel nostro territorio sono avvenuti fatti e momenti storici che hanno caratterizzato anche la storia del mondo, è sempre importante. Per cui sempre di più, Veientani Sunus. Ciao!